Vespa arrivi in ritardo, ma la grande Inter a Cesena non si è proprio vista. Si è visto invece un ottimo Cesena, già ben amalgamato, con idee brillanti, in grado di mettere in difficoltà anche una compagine come quella milanese in odore di scudetto. Il pareggio finale a reti inviolate è stato puramente casuale. Le occasioni infatti non sono mancate, anche se quelle dei bianconeri sono sembrate meno fortuite e meglio costruite. L'Inter ha denunciato parecchie carenze, soprattutto a centrocampo, dove Tardelli, Fanna e Bredi sembrano non aver trovato ancora una collocazione adeguata. La difesa ha ballato parecchio sotto la spinta delle veloci incursioni dei romagnoli. L'assenza di Colovati, in panchina, si è fatta sentire, così come quella di Altobelli in attacco, dove Rummenigge ha avuto ben pochi palloni giocabili e subito era circondato dalla fitta e ben disposta ragnatela della difesa bianconera. L'impressione è stata che per Castagnier ci sia ancora molto da lavorare. Della Cesena tutto il bene possibile. Nessun timore reverenziale, peccato per il pubblico di parte bianconera che le sue punte non abbiano saputo sfruttare al meglio le tante favorevoli occasioni.